Ciao amici di Molise Web TV, oggi voglio tornare su un argomento già trattato che è quello dei mucchi di pietra che ho trovato su Google Maps. Come vediamo da questo filmato, di questi mucchi di pietra ne esistono tanti, in varie zone, tutte nella stessa area geografica, diciamo così, tutte nello stesso distretto, però a gruppi, 10 qua, 8 là, altri 10 lì, quindi vari gruppi disseminati in un stesso ambiente territoriale. Che cosa sono? Di che periodo sono? Di che epoca? Non lo so. Sarebbe interessante continuare l'indagine per vedere a che epoca risalgono, in che periodo sono state costruite e soprattutto perché tutte distrutte. Da che cosa distrutte? Da un evento naturale, un terremoto o dalla mano umana che ha voluto quasi sradicare le abitazioni, ha voluto quasi cancellare l'etnia che lì viveva. A che epoca risalgono queste costruzioni? Perché di costruzione si tratta. Non è un semplice ammucchiamento di sassi, non è un semplice buttare lì i sassi dal terreno per ararlo, no, perché come abbiamo già visto, sotto tipo fondazioni ci sono le pietre più grandi, squadrate oltretutto, e sopra sempre più quelle più piccole, quasi a cupola, a chiudere questi insediamenti, a chiudere queste costruzioni. Ma che costruzioni sono? Ma vediamo, queste costruzioni ce ne sono molte. Moltissime, anche se a piccoli gruppi di 10, 15 da una parte, 10 da un'altra, ma tutte nello stesso comprensorio, tutte con lo stesso sistema di costruzione, tutte soprattutto buttate giù, dirupate. Ma dirupate da che cosa? Distrutte da che cosa? Da un evento naturale, da un terremoto oppure dalla mano umana che ha voluto quasi eliminare, sradicare dal territorio queste abitazioni e quindi gli abitanti di queste dimore. Ma chi erano gli abitanti di queste dimore? Dal contesto che vediamo dovrebbero essere pastori. Non tanto agricoltori, pastori, ma a che epoca risalgono? Infatti vediamo anche dei recinti, degli oppidi, come si diceva, quindi potrebbero risalire benissimo al periodo pre-romano, ai primi insediamenti in questo luogo, ai primi pastori salenti. Sì, e questa è la mia ipotesi, che questi agglomerati di pietra risalgano ai primi sanniti che hanno abitato queste zone, che chiaramente non avevano case come la intendiamo noi oggi, case con vari locali, erano dei rifugi, erano dei semplici rifugi dalle intemperie.
Ma perché sono stati distrutti? Ma perché non abbiamo traccia in altre zone di queste cose qua? Per vedere se si riesce a trovare un indizio, un qualcosa che ci permetta di datarli, che ci permetta quindi di scoprire se è vero o no, se è possibile o no che queste abitazioni, perché di abitazioni si tratta, a che epoca risalgono. Ecco perché ho chiamato la conferma. Il titolo di questo video, ecco perché secondo me questi cumuli di pietra non sono cumuli, ma bensì abitazioni.